Oggi vorrei darti qualche indicazione su come affrontare un casting, alcune cose da fare e alcune cose invece da evitare. Alla fine di questo video saprai come non fare incazzare i casting director e soprattutto i tuoi colleghi attori. Non perderti nemmeno un video iscrivendoti al canale. Potrai trovare un sacco di cose utili per te che sei attore e anche se non sei attore, iscriviti comunque. Il lavoro di attore è spietato. Quando incontrerai i tuoi colleghi ai casting, sarà tutto un complimento. Oh, ma come ti trovo? Bene, ma stai benissimo. La verità è che si è tutti lì per un numero sfortunatamente limitato di ruoli, il che significa che la stessa persona con cui stai parlando potrebbe essere presa al posto tuo. Io sono sempre stato e sarò sempre un sognatore, quindi voglio sperare che le cose che ci si dice quando ci si incontra con i colleghi ai casting siano in qualche misura vere, che vengano in qualche misura dal cuore. Non voglio pensare che succedano cose del tipo: amore, ma come stai? Ma sei una favola, stai benissimo. Ma senti, ma raccontami un po' di te. Io questa non l'ho mai potuta sopportare e non la sopporterò mai. E poi ha messo almeno 5 kg. Comportamento orribile. Ragazzi, siamo tutti sulla stessa barca e questa barca fa un po' anche acqua da tutte le parti, quindi un pochino di verità, voglio sperare che quando ci si dicono queste cose ci sia. Gli attori sono strane creature, non sono inquadrabili in nessun modo, anche se una cosa in comune tutti quanti ce l'hanno: l'egocentrismo. Ci sono attori sensibili, attori insensibili, attori precisi, attori meno precisi, attori convinti che la propria merda sia marmo, ma questo succede anche ai vicini di casa, no? O ai colleghi d'ufficio. Una cosa che però mette in comune tutti quanti è che agli attori piace stare al centro dell'attenzione, piace essere invitati al ballo. Un'altra cosa in comune tra tutti gli attori, ma anche tra tutte le persone che vivono su questa terra, è che il tempo che stiamo qui è limitato. Nasciamo, viviamo, moriamo. Di più, una giornata ha un tempo limitato. Di più, molti di noi fanno anche altri lavori per riuscire a pagare l'affitto. Di più, molti di noi fanno un sacco di chilometri per andare a fare un casting. Quindi cerca di avere rispetto per il tuo tempo, sei un attore e quindi sei egocentrico, ma cerca di avere rispetto anche per il tempo degli altri tuoi colleghi. Perché troppo spesso ai casting succedono cose di questo tipo. Ragazzi, vi spiace se passo avanti, ho il treno alle 17 e devo arrivare in centrale, altrimenti non riesco a tornare a casa stasera. Ragazzi, sono venuta in pausa pranzo e devo assolutamente rientrare in ufficio entro mezz'ora, altrimenti il mio capo mi ammazza. Non è che posso passare avanti. Rematurata la supercazzola o scherziamo? Prego? No, mi permetta. No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche Scribà e Coppefallina, come antifurto, per esempio. C'è un ordine. Come hai certamente visto in questo simpatico video, quando arrivi al casting c'è un foglio da compilare in cui scrivi nome, cognome, agenzia, numero di telefono, taglia, eccetera, eccetera, eccetera. Accanto c'è un numeretto. Quel numeretto è un numero d'ordine. Se arrivi e sei al 154esimo posto, non è giusto che tu chieda di passare al 18esimo posto, perché stai rubando il tempo a 136 persone e il tuo tempo vale esattamente quanto quello delle altre 136 persone. Excuse me, you think maybe I could cut in I will front? run you over dead in the parking lot. Dead. Sì, il tuo tempo ha lo stesso valore del tempo di tutti gli altri. Trovo una grave mancanza di rispetto chiedere di passare avanti a tutti. Tu guadagni un'ora del tuo tempo, ma ciascuno degli altri perde un po' di minuti del proprio tempo. Non è un buon modo di rispettare i colleghi, ancorché concorrenti. Siccome c'è un po' bisogno, anzi c'è molto bisogno di una sana concorrenza e di migliorare l'ambiente, pensaci,
prima di fare certe domande. Tra l'altro, passare davanti ai tuoi colleghi crea un po' di confusione anche al casting director. Perché? Perché deve cambiare la numerazione sui fogli che ha. E anche questo comporta un po' di tempo che si scarica sui tuoi colleghi. Ad un casting non sei a Gardaland, dove puoi avere un saltacoda ed avere una corsia privilegiata. Peraltro, il saltacoda si paga. Un casting è un colloquio di lavoro. Sei a un colloquio di lavoro, quindi comportati in maniera professionale. Sei al 154esimo posto e quell'unico giorno nella tua carriera di attore hai bisogno di finire prima perché c'hai problemi tuoi? Va bene. Chiedi al numero 18 di scambiarti con lui. Almeno sarà solo una la persona che ha perso tempo e sarà una sua scelta. Non si scaricherà su tutti gli altri precedenti. Ma soprattutto, non sei obbligato ad andare a fare i casting. Se hai un casting alle 16 e il treno alle 17.05 dall'altra parte della città, siccome nessuno ti punta un fucile per andare a sostenere un casting, non farlo. Chi è il casting director? Il casting director è... il direttore del casting. Che rivelazione, eh? Dirige il casting, ma quello è solo la punta dell'iceberg. È il casting director, per esempio, a chiamare gli agenti e a dire loro che tipo di personaggio cerca. Uomo, 35-45 anni, caucasico, biondo, occhi marroni, snello, eccetera, eccetera. Ci sono provini poi su cui viene fatta una selezione a monte. Generalmente in questo caso è il casting director che chiede agli agenti quali attori vuole vedere. Il casting director ha anche il potere, a volte, di fare una prima scrematura. E soprattutto... non fare incazzare il casting director, perché altrimenti dice al tuo agente che non ti vuole vedere più. Vattene ora e non farti rivedere! Ed ora alcuni consigli, non tanto per compiacere il casting director, ma per evitare di buttare via il tuo tempo. Dunque, per andare a fare un casting investi, quando le cose vanno bene, circa un paio d'ore. Se le cose vanno male, puoi buttarci anche l'intera giornata. Puoi capire da solo, quindi, che non vale la pena andare a fare un provino se non ci vai al 100%. Hai un copione da imparare? Imparalo per bene. Sì, perché non essere riusciti ad imparare poche righe, che nel caso di un provino per spot sono al massimo un paio... essere costretti a leggere come sto facendo io con gli occhi storti fa davvero una pessima impressione. È difficile che tu ottenga la parte. Usa la dizione sul copione. Devi sapere come pronunciare tutte le parole e soprattutto devi conoscerne bene il significato. Ci sono un paio di cose che dovete avere con voi ad un casting. Uomini, una camicia. Donne, un paio di scarpe col tacco. Indossateli oppure portateli con voi. Niente tute da ginnastica, maglioni a collo alto, ciabattine da spiaggia, pantaloncini per gli uomini con le infradito, per le donne il beccuccio che usate a casa. Eviterei di andare a un casting anche con il maglioncino griffato, con la marca in bella mostra, oppure con la t-shirt con le belle scritte in romanesco, meglio un abbigliamento neutro. Se rosicate le unghie fino all'osso, trovate un modo per smettere. A volte le mani servono sia nel cinema sia negli spot. Oh, ti dico queste cose perché io le ho fatte, quasi tutte. Evita di commettere i miei stessi errori. Raga, ho persino mandato un self-tape dove ho fatto cose che non c'entravano nulla con quello che chiedevano. Giuro, l'ho fatto. E neanche tanto tempo fa. Sono andato a un provino col maglioncino a collo alto, ci sono andato col maglioncino della prima comunione, sono andato con la camicia da boscaiolo, sono andato coi capelli conciati in maniera inguardabile e non eravamo in tempi di Covid-19. Solo una cosa non ho mai fatto. Non ho mai chiesto di passare avanti. Impara dagli errori, meglio se sono degli altri, altrimenti avrai solo sprecato 2 ore o un'intera giornata del tuo tempo. Non dimenticare di mettere un bel like a questa pillola, di andare a curiosare il mio canale e soprattutto di iscriverti. Raga, non è che riusciresti a farmi passare davanti? Oh, non lo faccio mai, eh. È che poi oggi devo andare a radermi le ascelle e quindi devo assolutamente passare davanti. Guardate, ho anche il saltacoda.